l'importante è che questa formula di giorno in fiera alla sera in città funzioni. Lavoreremo per questo. Milano riesce bene quando fa questo, e cioè coinvolge la città. È importante altrettanto che si tenga una buona collaborazione con Book City, che è un evento che ha già trovato un grande consenso in Milano. Qualcuno dice c'è l'esperienza di Expo e del Salone del Mobile per fuori salone in questa nuova avventura di Milano. Ma direi di sì, insomma, non solo il Salone del Mobile, ma tendenzialmente noi stiamo cercando di creare queste settimane evento. Credo che si debba sfruttare, appunto, per così dire, l'esperienza del Salone del Mobile, perché funzionano, però ecco, sarà un buon esperimento. Sarà il primo anno, per definizione il sistema sarà perfettibile, quindi l'anno dopo funzionerà anche meglio, ma contiamo già di inserirci in un aprile che, come è stato ricordato oggi, è un aprile incredibile, che è fatto di MiArt, che è fatto di Beat, che è fatto di Salone del Mobile e alla fine sono nel libro. Quindi aprile dell'anno prossimo sarà un aprile boom per Milano. Lei è un appassionato di libri, dovrebbe scegliere Milano invece di Torino. Ma adesso gli editori saranno qua, gli grandi editori, poi io credo che bisogna solo rispettare il fatto che qualcuno deciderà di andare a Torino. Credo che la scelta all'inizio derivi da questioni organizzative, quindi da un malcontento degli editori, non sulla città di Torino, ma sulla gestione del luogo fieristico, tutto qua. Alla fine Milano ha deciso di andare da sola, rimpianti lei per il fatto che non si sono trovato d'accordo con tutto? Ci abbiamo provato, onestamente, se non si sia riusciti, poi alla fine io ne prendo atto e cerco di far sì che la città sia aperta e aiuti in questo evento. Grazie.